se dice un ladro non è ciò nero. Quando veniamo e me portando a chi lo sai a per me, sai a per te. Uleo me canto, uleo me canto. Poi diamo in giro che nulla è vero, che ho fatto l'affetto nato non è ciò nero. Quando veniamo, veniamo via da chi con te. Su canto re, su canto re. Magnosa rezza destropeata, costa corona sacramentata. Sono Anna Pintus, vengo da Baulado, ho 28 anni. Sono laureata in archeologia all'Università di Sassari. Attualmente svolgo il servizio civile presso l'archivio di Stato di Oristano. Sono anche assessore alla cultura nel comune di Baulado, quindi principalmente nel tempo libero mi occupo di portare avanti insieme anche ai ragazzi della Consulta e di altre associazioni le iniziative culturali all'interno del paese. Ho iniziato giovanissimo, avevo 18 anni e ci sono dalla prima edizione, quindi nel 2009. E di anno in anno ho assunto sempre più dei ruoli, diciamo così, di responsabilità. Quindi diciamo che principalmente siamo 6-7 persone e ogni persona svolge dei ruoli di responsabilità che possono essere a quello della gestione dello staff, all'accoglienza dei gruppi degli artisti, all'allestimento generale dell'area e ai vari attività che ci sono, ai vari compiti che ci sono da svolgere, dal contare le fish che servono durante il festival, al plastificare i vari pass, i vari cartelli, ad appendere i manifesti, insomma un po' di tutto. Il festival dalla prima edizione in poi. Mi ha sempre una cosa che si è sempre distinto questo festival è il modo che hanno di rapportarsi col pubblico e con gli artisti. Questo ha sempre, diciamo così, stupito chi ha partecipato al festival. Ci sono stati dei fedelissimi che vengono qui dalla prima edizione e che ci saranno anche oggi, che ci ricordano sempre con molta simpatia e sono i primi a comprare i biglietti. Ma gli stessi artisti, mi ricordo nel 2012 il Teatro degli Orrori con Pierpaolo Capovilla, il frontman del Teatro degli Orrori, che ha finito il concerto e è rimasto qui fino alle 4 del mattino, probabilmente aveva talmente bevuto che si era aggrappato alla transenna e con il manager che cercava di portarselo via a riposare in albergo, lui non si voleva muovere da Baulado, doveva continuare a restare con noi. Quindi ci fa molto piacere che anche gli artisti, magari inizialmente quando arrivano sono un po' distaccati, però poi entrano nel clima, nell'ambiente del festival e diventano parte integrante dello staff anche loro alla fine, quindi ci fa molto piacere questo. E poi sono molto, molto felice perché nonostante tutto, qualche polemica anche all'interno del paese, ogni anno riusciamo ad avere uno staff di 100 persone, quindi
in un paese che conta appena neanche 700 abitanti, avere uno staff di 100 persone e altre 300 che entrano e pagano il biglietto vuol dire che comunque al di là di tutto il festival è sentito ed è riconosciuto che sia un grande festival. Ammetto che probabilmente rispetto ai ragazzi sono sempre un po' più pazzi, hanno sempre rischiato di tutto, dalle spese a cose più grandi di noi che magari pensavo che non riuscissimo a fare, ma alla fine tutto sommato, anche se ci siamo arrivati con l'acqua alla gola, l'abbiamo fatto lo stesso. Quindi probabilmente tempo per piangere non ce n'è stato, ma cioè, alla fine siamo... La cosa che ci distingue è che nonostante tutto, anche se ci prendiamo a cazzotti, siamo un grande gruppo e quindi anche nelle difficoltà ci riuniamo e riusciamo comunque a uscirne fuori tranquillamente. Niente, quindi continuiamo, speriamo di continuare con questo rapporto perché alla fine è quello che ci ha salvato probabilmente. Io sono Alberto Di Felice. Io sono Alessandro Di Felice. Ho 24 anni. Io ne ho 18. La mia professione è imprenditore agricolo. Io mi sono diplomato quest'anno, dovrò fare l'università. Chiaramente in 10 anni e non lavorando solo un giorno, perché chiaramente le persone, gli utenti vivono il festival il giorno, noi lo viviamo praticamente tutto l'anno. Aneddoti ce n'è tantissimi sicuramente, però quello che è importante secondo me dire è che veramente a me personalmente lavorare al Du Festival, lavorare alla Consulta mi ha davvero cambiato la vita, nel senso che se faccio quello che faccio nella mia vita lo devo anche e soprattutto a aver lavorato e a credere nel territorio e con questi eventi si crede nel territorio. Il primo anno del Du Festival avevo 9 anni, quindi tutto ciò che facevo era bassa manovalanza. Poi chiaramente sono cresciuto, forse anche troppo, e quindi niente, adesso facciamo i responsabili tecnici, sia io che lui. Anche a me ha cambiato la vita, perché chiaramente grazie purtroppo a essere suo fratello, mi sono trovato catapultato all'interno di questa situazione e quindi ho vissuto tutto molto velocemente e chiaramente adesso le cose, quando fai un qualcosa del genere, le prendi chiaramente in maniera molto diversa e più soft.
Sicuramente sugli artisti c'è stato un ottimo rapporto, se ricordo per esempio con Pierpaolo Capovilla del Teatro degli Orrori. È stato un rapporto bellissimo, perché è una persona veramente fantastica, sia lui che tutta la band. Oppure posso dire altri artisti che veramente ci hanno colpito per l'umano, ma non tanto sicuramente a livello professionale, tutti ottimi, validi, tutti, chiunque è passato è stato veramente sono state tutte grandissime persone. Disperazioni varie, poi alla fine dobbiamo dirla tutta, non sono mai gli artisti, ma è sempre chi c'è dietro, come manager eccetera, che hanno sempre qualcosa da dire facendo il loro lavoro, ma molto spesso, secondo me esageratamente, hanno diciamo delle pretese incredibili. Poi vai a parlare con gli artisti e non sanno neanche di che cosa si parla, davvero. Alcune persone sono felici comunque di vedere il proprio paese pieno di gente, perché comunque al Du Festival minimo si raddoppiano gli abitanti. Noi siamo un paese di 700 abitanti, di conseguenza per esempio l'anno scorso per Giovanni Du Ferretti c'erano 1600 persone, chiaramente si è visto più del doppio delle persone che di solito circolano a Bauladu. Però chiaramente altri non sono felicissimi, voi perché non è il loro genere musicale preferito, voi perché non gli piace vedere certa gente in giro e queste cose qua, però pazienza. A mio parere, se ci fermiamo a ogni singola persona a cui non piace il festival, credo che non si sarebbe dovuto fare niente. No, ma infatti, assolutamente. Cioè, anche perché forse diciamo che tutte le persone che non vogliono si faccia il Du Festival, poi alla fine quando non si fa manca, nel senso che sono le prime che ti chiedono ma il Du Festival quest'anno si fa, prima gli dici male fino al giorno, vieni, poi dopo lasci l'anima alla cassa, e alla fine le persone che effettivamente, parlo di giovani soprattutto, che magari non partecipano attivamente, sono le prime poi che vengono qui, si divertono e sono tranquille, fanno, diciamo che fare il Du Festival è sempre una scommessa ed è sempre un schierarsi, è una scelta, anche perché come dicevi tu appena sei arrivata prima, chi le fa le cose sbaglia e determina, diciamo, può determinare una critica, chi non le fa e sta seduto a criticare sempre lì rimarrà. Io quello che posso dire è che davvero a me personalmente ha cambiato la vita, è stata un'esperienza fantastica, bellissima. Sono stati 10 anni davvero incredibili. Io sono passato da essere manovalanza come era lui a essere presidente della consulta da 5 anni e responsabile. Responsabile economico, responsabile tecnico. Però comunque è un'esperienza che davvero ti forma, ti forgia, sia per le brutte cose, ci siamo sempre rialzati e anche questo
ha fatto di noi delle persone diverse. Ecco. E quindi il messaggio che lascio è: se vi va di farlo, fatelo, perché è qualcosa di straordinario. Io l'unico messaggio che mi sento di lasciare è questo: sicuramente fatelo se avete davvero molta voglia di farlo, perché se si ha davvero molta voglia e si ha voglia di inghiottire anche dei bocconi che non sono propriamente buoni, si può fare ed è davvero meraviglioso, perché comunque sì, c'è la fatica, c'è la stanchezza. In questi 3 giorni il mio contapassi ha segnato 80.000 passi, è stato massacrante sicuramente, però poi quando il giorno del festival l'anfiteatro e tutto il paese si riempie di gente per colpa tua, è davvero una sensazione incredibile, è meraviglioso. Quindi sì, se vi sentite di farlo, fatelo. Sono Martina Pes, ho 33 anni e partecipo al festival dal 2009, quindi alla seconda edizione sono entrata come collaboratrice e coordinatrice una volta che sono rientrata dall'Erasmus. E adesso siamo alla 10ª edizione, sono ancora qui presente. Sono un'imprenditrice agricola, però mi piace sempre seguire il festival da dentro, nonostante tutte le difficoltà che ci sono, ma anche le soddisfazioni. Ogni volta, ogni anno, diciamo, questa è l'ultima edizione, invece siamo arrivati alla 10ª. Questo perché appunto ci lavoriamo tutto un anno, poi i giorni del festival sono quelli più intensi, dove appunto ci mettono alla prova, però appunto siamo molto contenti di essere arrivati alla 10ª. Organizzare un festival, coordinare tutto quanto non è facile, stare in sintonia con il gruppo, cercare di mettere d'accordo tutti quanti e di collaborare al meglio per la riuscita del festival, insomma non è facile. L'edizione in cui abbiamo fatto 2 giorni, cioè veramente stanchi, rientrare la mattina, poi ripulire il posto il giorno dopo, sì, ti metti un po' alla prova, perché comunque lavoriamo anche sotto queste temperature, quindi non è... cerco di lavorare bene con tutti, cerco di essere d'aiuto, anche se magari mi è stato dato un compito, comunque una responsabilità che riguarda solamente una parte, che ne so, l'ha detto all'accoglienza, però cerco di lavorare al meglio, di dare il meglio a tutti quanti o di dare il mio aiuto a chi ha bisogno, insomma. Contenti perché comunque tutte le edizioni sono andate bene, abbiamo portato tantissima gente a Bauladu, quindi quello alla fine cancellava un po' la stanchezza, solo che riprendere in mano tutto quanto e pensare ad una nuova edizione, dicevamo, ma insomma alla fine chi ce lo fa fare? Però la parte, cioè appunto vedere anche collaborare tra di noi, vedere il paese, alla fine anche la popolazione che ci dà una mano, non siamo soltanto noi come gruppo, come consulta, come associazione. Quindi alla fine cancellava tutto il resto e pensavamo alla prossima edizione. Ogni anno pensavamo che fosse l'ultimo, invece eccoci qua alla 10ª edizione. Io mi sento di dire chi arriverà dopo di noi o comunque insomma chi arriverà dopo di noi, di non mollare, di continuare a portare tanta gente nel paese, a continuare
a vivere la musica, perché comunque a me piace la musica e quindi lo trovo un evento molto importante per il paese. Quindi nonostante le difficoltà che mette davanti, insomma, è una bellissima iniziativa che io credo che molti comuni ci invidino, perché non è facile, insomma, organizzare tutto un evento come questo ed arrivare alla 10ª edizione. Io sono Martina Azza, la consulta Giovanni Baulado. Nella vita studio economia, faccio parte appunto della consulta. Cos'è la consulta per me? La consulta per me è unione, cioè quella di Baulado per me è unione, perché negli anni questo gruppo di persone che potevano essere strane si sono unite, hanno creato qualcosa che sono appunto tutti gli eventi che abbiamo durante tutto l'anno. Abbiamo l'Antiassasi Minera, il Du Festival, e quindi queste persone che appunto potevano fare qualsiasi altra cosa nella vita si sono unite e hanno creato qualcosa di importante, perché comunque sono eventi che sono molto partecipati anche da parte di tutta la Sardegna, ma abbiamo anche naturalmente ospiti nazionali e internazionali, quindi cioè, unione. Devo una parola, unione. Mi chiamo Luca Cadeddu, ho 28 anni e sono di Baulado. Mi sono laureato in filologia moderna e diciamo che sono aspirante insegnante, ho fatto un po' di tutto dopo la laurea, aspettando il concorso per l'insegnamento. Ho iniziato a lavorare per il festival dal primo anno, dal primo giorno di nascita della consulta Giovani Baulado, quindi ho visto il festival, tutti i 10 anni del festival in prima persona, ho lavorato sempre in prima persona al festival. Beh, adesso siamo lo zoccolo duro, diciamo, della consulta, siamo 4-5, quelli che ci siamo praticamente da sempre, poi per fortuna si sono aggiunti anche quelli un po' più giovani, quindi sì, ho visto praticamente crescere il festival tutti questi 10 anni, è sempre stato un appuntamento imperdibile per la consulta e per tutti i bauladesi. L'anno più difficile forse è stato quello del 2014, penso, era l'anno del... Avevamo fatto 2 giorni consecutivi. Era un giorno avevamo i Marlene Kunz come, diciamo, band principale, il giorno dopo Salmo. Anzi, penso 2013, non mi ricordo benissimo, sono 10, sono parecchi. L'anno è stato praticamente distruttivo, diciamo, perché comunque 2 giorni, anche se siamo, diciamo, in tanti, però è stato molto stancante, però si fa con piacere, siamo tra amici, quindi va benissimo. Allora, episodi divertenti e angoscianti ne ho tantissimi, alcuni forse non so se si possono dire, però tantissime cose, ad esempio raccompagnando all'aeroporto Pierpaolo Capofila del Teatro degli Orrori, ha dormito nella mia macchina, portando giù dei tavoli con il mio amico Alberto, che anche lui è un veterano della consulta, abbiamo praticamente spaccato mezzo muro del centro servizi, però... No, tantissime cose, puoi immaginare, sono 10 anni tra amici, quindi aneddoti ne abbiamo tantissimi. Il paese ha sempre reagito bene, cioè, ad esempio, ti faccio un esempio, noi della consulta iscritti siamo più o meno 30, lo zoccolo duro diciamo che siamo 4 o 5, allo staff siamo un centinaio, per un paese di 700 abitanti è tanto, cioè vuol dire che comunque...
si partecipa, partecipano in tanti, c'è la voglia di portare avanti il festival, c'è stata la voglia di portare avanti il festival, poi è normale che insomma non è stato tutto rose e fiori, però siamo molto contenti, anche il paese comunque è molto contento. Poi noi siamo contenti perché comunque ci siamo resi conto che negli anni Bauladu viene riconosciuto, diciamo, per il paese del Du Festival, o il paese dei festival organizzati dalla Consulta Giovani, festival letterari, cinema, musicali come il Du Festival. Quindi questo è un motivo di orgoglio, insomma, per il paese e per la Consulta. Ma io spero che comunque vada avanti sia l'esperienza del festival, ma soprattutto l'esperienza della Consulta Giovani. È una, come dire, è un tipo di organizzazione che ti forma non solamente per l'aspetto pratico, ma anche per l'aspetto lavorativo. Non sembra, però serve veramente tanto. Deve avere a che fare con tantissime organizzazioni, comunque tantissimi aspetti della società che ti permettono poi di maturare anche a livello lavorativo. Noi siamo cambiati tantissimo, siamo orgogliosi, o comunque, come dire, siamo cresciuti come persone con la Consulta, e secondo me è una bellissima cosa. Poi la cosa più bella è che ti diverti con i tuoi amici. Noi ci conosciamo tutti e per prima cosa siamo amici, quindi quella è l'esperienza più bella forse che si possa augurare a un giovane del paese di Bauladu. Benvenuti alla quarta edizione del Du Bauladu Music Festival. Vorremmo ringraziare soprattutto a voi che siete la bella cornice di questo bel festival organizzato dalla Consulta Giovane di Bauladu in collaborazione con Cuntra e con il Comune di Bauladu. Ringraziamo anche i gruppi. Un bel applauso per i King Gold Quartet. Un altro per gli Attoys Orchestra. E ora siamo lieti di presentarvi il Teatro degli Orrori. Davide Corriga, 32 anni, mi occupo di comunicazione pubblica e istituzionale e sono il sindaco del Comune di Bauladu. Faccio parte della Consulta Giovani dalla sua fondazione, sono uno dei promotori. Ero un giovane consigliere comunale nel 2008, avevo proposto l'istituzione di una Consulta Giovani a Bauladu. In Sardegna ne esistevano solo due, una ad Assemini e una ad Ossi. Da quell'anno lì, dal 2008, fu istituita anche la Consulta Giovani di Bauladu e quest'anno, nel 2018, festeggiamo i 10 anni con 10 edizioni del Du Festival. La Consulta Giovani di Bauladu è stata importante per Bauladu, ma per tutta la Sardegna intera forse. Sembrerà forse un pochino presuntuoso, però in effetti dopo la nascita della Consulta Giovani di Bauladu sono nate 159 consulte giovani in Sardegna. Siamo stati chiamati a presentare almeno 80-90 consulte giovanili da Masainas a Santa Teresa, passando per Neuneli e il centro Sardegna. È stata un'esperienza molto interessante perché al di là delle iniziative realizzate, il valore vero di una consulta giovanile come quella di Bauladu è quello di far capire a chi vive in una comunità che molto spesso soffre di spopolamento e di tutti i temi difficili che conosciamo molto bene, che anche nei piccoli paesi, anche nei paesi lontano dai centri più popolosi è possibile fare qualcosa di valore, è possibile rimanere. Quindi al di là dei progetti realizzati, diciamo che il vero valore di iniziative come quella di oggi è far capire che a Bauladu si può fare tutto, dall'iniziativa culturale all'impresa economica sostenibile che possa generare ricchezza diffusa sul territorio. È stato un elemento fortissimo di coesione sociale. Oggi si parla molto di coesione sociale. Difficilmente, probabilmente stasera, un sabato sera di agosto, sarei stato qui con un ragazzo del 2000, io che ho 15 anni in più, a passare una serata insieme. Invece ha accomunato giovani di diverse età, dal quindicenne fino al trentenne, li ha fatti sentire parte di uno stesso gruppo, li ha fatti lavorare verso un obiettivo comune. Di persone che comunque pensano un loro futuro insieme all'interno della comunità. Beh, oggi secondo me si chiude un ciclo del festival e della Consulta Giovani. Abbiamo fatto 10 edizioni,
Non so se sarà l'ultima, probabilmente sì, ma se non sarà l'ultima cambierà sicuramente qualcosa. È necessario far entrare delle nuove leve a guidare l'associazione, è necessario che queste nuove leve propongano delle nuove attività, le attività che sono state svolte in questi 10 anni magari verranno svolte da un'associazione parallela, da una cooperativa di comunità che proprio ieri è stata approvata dal Consiglio regionale della Sardegna, può essere un modello ideale per una piccola comunità come Bauladu, dove magari un singolo evento da solo non può essere sostenibile dal punto di vista economico, ma è necessario affiancarlo a diverse altre attività legate sempre al territorio che da sole magari non riuscirebbero a generare ricchezza. Penso magari alla gestione degli spazi comunali all'interno dell'abitato in un paese che sta a 100 km da Cagliari e 100 da Sassari, quindi proprio sulla 131, la principale arteria viaria stradale sarda. Ma penso anche alla gestione dei siti archeologici che potrebbero essere connessi con iniziative culturali come stessa, con la gestione degli spazi pubblici come impianti sportivi, centri congressi, eccetera. Io mi sono appassionato alla musica, soltanto alla musica rap e hip hop. Quando andavo alle scuole medie, tra il 96 e il 99, la prima settimana del mese le 1000 lire per la merenda non le spendevo per comprarmi una rivista che si chiamava L, Alleanza Latina, che costava 7.000 lire, e quindi conservavo queste 1000 lire al giorno per comprare, per avere quell'obiettivo lì. Dalla passione per l'hip hop mi ha portato a spingere, a far passare all'interno del festival diversi tra i più grandi maestri dell'hip hop italiano, anche qui a Bauladu, da Graf a Chaos One, passando per i Colla del Fomento. Un aneddoto particolare ce l'ho con Graf, di cui ero un grande stimatore, ma dal giorno magari l'ho rivisto in un altro modo. Doveva salire sul palco alle ore 21.30 circa, non lo vedevamo, l'abbiamo chiamato al telefono e abbiamo detto: ma dove sei Graf? Qui devi iniziare a suonare, la gente sta iniziando a fischiare, dovevi essere qui sotto il palco già mezz'ora fa. Lui ci dice: ah, io sono sotto la doccia a Sant'Ulusurgiu, non ce la faccio ad arrivare prima di 3/4 d'ora almeno. Cioè era stata per noi veramente un'odissea. Alla fine si riuscì a far suonare comunque Graf con qualche minuto di ritardo, ma gli Africa United che dovevano suonare dopo di lui non erano felicissimi perché stava rubando del tempo a loro, e dovette salire Madaski, che è una bestia degli Africa United, a prendere e buttare giù di peso Graf per farlo smettere di suonare. Perché rilascia un'esperienza importantissima, impagabile. E quindi questo diciamo che è l'obiettivo principale del festival, far crescere una comunità intorno a dei valori importanti. Anna, torniamo un attimo indietro. Voi come guardate all'esperienza della Catalogna, con ovviamente tutti i risvolti che questa vicenda ha avuto, che non è ancora chiarita, non è risolta e che probabilmente il vicinamento lo sarà nei prossimi mesi? Ma ripeto, noi siamo molto molto interessanti anche perché immaginiamo un futuro simile in Sardegna. Noi siamo ben consapevoli dal punto di vista storico, linguistico, letterario che la Sardegna è una nazione a sé, ce lo racconta la storia, ce lo racconta la storia dal periodo nuragico a passare per l'età romana fino al Medioevo. Ma perché quindi questa diversità non può convivere con le altre diversità che ci sono in un paese ricco? Diciamo con una tradizione come quella italiana. E questo è importante, infatti, una nuova idea di cultura indipendentista. Non bisogna pensare all'indipendentismo come lo si pensava 30 anni fa. Non esiste la guerra tra i popoli, secondo me. È importante stabilire bene queste cose dal punto di vista culturale. Però ovviamente siamo in mezzo al Mediterraneo e quindi in un totale confronto con le altre nazioni. Con l'Italia, con la Francia, con la Spagna, con la Catalogna, con la Corsica e con l'Africa, con tutte. Quindi diciamo che l'obiettivo, secondo me, principale che dovrebbe perseguire l'indipendentismo è questo: il confronto costante con le altre nazioni, senza perdere ovviamente le tradizioni e tutto quello che c'è in un territorio.